è tornata a splendere la Nuvola di Bernini, il piedistallo di marmo che sorregge il celebre gruppo scultoreo dell'Estasi di Santa Teresa, custodito nella chiesa dei Carmelitani Scalzi di Santa Maria della Vittoria a Roma. L'opera, che raffigura Santa Teresa d'Avila con un angelo che le trafigge il cuore con un dardo, è stata sottoposta ad un lavoro di restauro che si è concluso lo scorso novembre nel 500° anniversario della nascita di Santa Teresa e che ha restituito l'opera a studiosi e pellegrini in una nuova luce. Il restauro del gruppo è stato nuovamente oggetto di studio ai Musei Vaticani, dove i lavori di conservazione sono stati analizzati e discussi dai restauratori e studiosi. Un restauro che doveva essere solo conservativo, ma che ha portato alla scoperta della tecnica di Bernini. Ce ne parla Sant'Eguido, uno dei restauratori. La chiesa, ovviamente, essendo l'opera più straordinaria di Gian Lorenzo Bernini, è molto frequentata dai visitatori, quindi un po' la polvere portata dai visitatori, un po' la polvere che esiste nell'atmosfera e si era depositata sulle superfici. Esistono delle fotografie straordinarie dell'intervento durante il restauro dove si vede la differenza tra una Teresa nera e una Teresa bianca. Fortunatamente era un problema di polveri, ma lavorando ci si è resi conto che in realtà c'era anche molto di più. C'è un piedistallo alla Santa Teresa, alla Nuvola, cioè la Nuvola nasce da una base originale in travertino e questa base si trasforma, ed è un elaborato tipicamente barocco, in Nuvola, e su questa Nuvola è Teresa con l'angelo. La Nuvola era stata pitturata in finto marmo con vernice gialla e nera probabilmente nell'Ottocento, snaturando la composizione non solo del gruppo marmoreo ma dell'intera cappella, anch'essa progettata da Bernini ed eseguita sotto il suo diretto controllo. Riportata la Nuvola alla sua funzione iniziale, si rafforza la raffigurazione della spiritualità del fenomeno della lievitazione della Santa, separando nettamente le nuvole dal terreno. Lia Di Giacomo, del Polo Museale del Lazio. La Nuvola è una nuvola per me, insomma per noi, pensata e voluta da Bernini come tutte le altre, quindi costruita per in parte nascondere il basamento di travertino che sorregge il gruppo, creare l'illusione del gruppo di nuvole che solleva la Santa. E a un certo punto della storia del gruppo è stato frainteso, malinterpretato, ora si deve ancora capire l'esatta ragione, qualcuno lo ha restaurato trasformandola in una cornice, cioè in un segmento della cornice che corre dietro il gruppo, quasi come per incorniciare quest'opera, considerarla una pala quindi. E invece non è così, perché Bernini l'ha concepita come un gruppo che si allarga nello spazio, che lo invade, che sale verso l'alto, e quindi diciamo la percezione cambia abbastanza adesso.